aumentare posti al nido, dei punti di allattamento che comunque insomma permettono di non esibirsi in pubblico. Tanto verde, attraversamenti pedonali sicuri, l'ampliamento degli asili. Una città dove si può camminare tranquillamente col passeggino, fermare il passeggino, poterlo lasciare fuori dai negozi in modo sicuro. I ristoranti più attrezzati per i bambini, con tutti con aree per il cambio del pannolino e sedioloni. Un centro dove poter lasciare i nostri bimbi più tranquilli a giocare, divertirsi, fare qualsiasi altra cosa. Creare una serie di aree gioco agibili per i bambini, quindi aumentarne il numero, migliorarne la manutenzione e nonché la pulizia. Più che un'idea di città è un'idea di modalità di vita, cioè mi piacerebbe appunto che noi mamme avessimo delle occasioni di stare insieme con i bambini, non solo quando siamo stanche al rientro dal lavoro. Mi piacerebbe quindi conciliare vita e lavoro. Degli spazi anche chiusi per i bambini. Non c'è uno spazio chiuso, se piove, se è, per portare i bambini e farli socializzare tutti insieme. Piste ciclabili. Abbassare i limiti di rumorosità in tutta la città. Degli spazi giochi al coperto dove possano sperimentare sia attività di laboratorio, pratiche manuali, che fisiche, palestre. Metterei degli ascensori in tutte le metropolitane per fare in modo che le mamme che vogliono uscire con i propri bambini senza dover prendere la macchina a tutti i costi e quindi senza doversi perdere nel traffico milanese devono avere la possibilità di farlo. Una città che pensi ai bambini e agli anziani e che necessariamente non pensi alla produttività. Campi sportivi, spazi verdi per ragazzi e bambini in generale. Più asili, più ludoteche, soprattutto più eventi per bambini, ce ne stanno pochi. Parchi con alberi e animali. Le mamme mettersi d'accordo e a turno ogni settimana anche ospitare i bambini a casa di una famiglia, insomma, e far stare i bambini insieme. Un pochino di attenzione in più per quanto riguarda la larghezza dei marciapiedi e le rampe per i passeggini. Creare maggiore sicurezza in modo tale che i bambini possano crescere più autonomi senza il costante controllo dei genitori. La mentalità delle persone che devono capire che i bambini sono la nostra vita, il nostro futuro e i nostri futuri governanti, quindi se crescono male avremo cattivi governanti. Sicuramente meno macchine, quindi più aria pulita. Una città più serena. Allora, per esempio, adesso che mia figlia ha cominciato la scuola elementare, mi piacerebbe che potesse andarci da sola a piedi, quindi che ci fossero dei percorsi sicuri per mandarla a scuola a piedi. Dei centri dove magari anche i genitori possono stare in compagnia, insomma. Una città sicuramente più pulita, più ordinata e con meno persone che insudiciano la città. Pulire innanzitutto Roma. Innanzitutto pulirla. Beh, un'idea sicuramente sarebbe quella di creare all'interno dei quartieri dei punti gioco dove appunto le mamme si possono raccogliere, possono portare i loro anche giochi di casa, fare anche delle organizzazioni proprio interne, no? E cercare proprio di far socializzare questi bambini che hanno tanto bisogno di stare insieme e di vivere all'aria aperta. Cintare queste zone per i bambini per poterle lasciare pulite e farli accedere in maniera semitranquilla. Attenzione soprattutto a chi parcheggia sulle strisce pedonali, perché da quando Davide ho capito cosa vuol dire aver chiuso tutti i passaggi per il passeggino, quindi capisco le persone con gli handicap. Multare quelli che hanno dei cani grandi, che quando fanno i loro bisognini non vengono raccolti e noi col passeggino purtroppo ci andiamo a finire molto spesso. Pedonalizzare molte più aree. Ancora più accuratezza nella pulizia e nella raccolta differenziata dei rifiuti, l'ambiente soprattutto. Bagni agibili per cambiare i bambini. Rafforzare quello che è il sistema dei mezzi pubblici. Niente buche, o perlomeno quando le fanno le facessero bene, quando le asfaltano le asfaltassero bene. Strisce pedonali, più strisce pedonali in più punti.